Ciao ragazzi, quanti di voi non potranno mai dimenticarsi la loro prima gara di triathlon? Quella gara sarà stata per voi bella, indimenticabile, ma sicuramente sarà stata piena di ansie, di paure, devastante probabilmente dal punto di vista della fatica e dello stress, ma probabilmente la ricorderete anche per un grande divertimento e quel divertimento poi è stata la benzina che ha permesso al vostro motore di continuare con questa stupenda disciplina. Oggi voglio darvi alcuni consigli, in particolare 7 su come si può affrontare la prima gara con tranquillità, senza paure, senza ansie da prestazione, ma solo con una buona dose di divertimento. Quindi bando alle ciance e andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Per prima cosa, l'attrezzatura. La prima gara, si sa, nasconde mille insidie. Non è detto che questo sport sarà lo sport della nostra vita, non è detto che saremo in grado di percorrere le distanze, non è detto che il triathlon ci piaccia. Quindi la vostra prima gara dovrete affrontarla con un pochino di parsimonia, in particolare nella spesa dell'attrezzatura. Non compratevi una bicicletta da 4.000 euro, non compratevi una muta da 800 euro, perché non è detto che il triathlon sia lo sport che fa per voi. Per iniziare potete farlo tranquillamente con una bicicletta magari anche usata da 500-600 euro che rispetti le vostre dimensioni e le vostre esigenze, e una muta magari come quelle che potete trovare al Decathlon, come quella che ha sottoscritto e che uso tra l'altro da ben 3 anni. Quindi non fatevi prendere dall'entusiasmo, non fatevi prendere dalla smania di spendere migliaia di euro, perché se non avete le gambe non sarà la bicicletta da 4.000 euro a farvi andare veloce, così come se non avete fiato, braccia e tecnica non sarà la muta da 800 euro che vi permetterà di andare meglio nella parte a nuoto. Questo quindi è il primo consiglio: parsimonia nell'acquisto dell'attrezzatura, soprattutto per il primo anno, o meglio per la prima gara. Secondo consiglio: nuotare in acque libere non è come nuotare in piscina. L'open water è completamente differente dalla piscina, dagli ambienti chiusi in cui si può nuotare. Il sottoscritto nuota da quando ha 6 anni di età, e la prima volta che ho fatto una gara di triathlon in mare devo dire che mi è preso un vuoto allo stomaco per la paura. Il mare è una cosa, un'entità che va rispettata, ha le sue regole e non guarda in faccia a nessuno. Le gare di triathlon si svolgono non solo col mare calmo e piatto come tutti ci aspettiamo, magari col cielo sereno e una leggera brezza che ci rende la giornata piacevole. Non è detto, il mare a volte può essere anche inclemente e un ostacolo a volte anche insuperabile. Onde lunghe, mare mosso, vento e pioggia potrebbero essere alcune delle condizioni che potreste trovare lungo la vostra frazione a nuoto. Quindi controllate la vostra paura, perché nuotare di fronte a una massa d'acqua così grande, insieme magari a 2, 3, 400 altri atleti, vi assicuro che è molto delicato e molto rischioso. Quindi entrate in acqua, se è la prima volta che lo fate, rimanendo magari nelle ultime posizioni, in modo che la tonnara di atleti che appresta a raggiungere la prima boa sia davanti a voi e voi possiate nuotare con tutta calma. Se poi avrete il vostro passo sarà migliore, piano piano raggiungerete anche gli atleti davanti a voi. Ma se è la prima volta che nuotate in mare aperto, fatelo con molta attenzione, perché non è una cosa da tutti. Terzo consiglio che voglio darvi è l'alimentazione. L'alimentazione è importante per qualsiasi sport, lo è ancora di più per il triathlon, che comprende 3 discipline al suo interno. Possiamo però vedere il triathlon come un'unica disciplina e iniziare a parlare di un'alimentazione per il triathlon. Ne abbiamo parlato nello scorso video. Quello che ho da dirvi è che l'alimentazione deve essere fondamentale per curare gli allenamenti, per avere quindi energia disponibile, per avere energia per il recupero, ma soprattutto per mantenere un peso forma adeguato durante tutta la vostra stagione. I consigli che voglio darvi sono quelli semplici di limitare i grassi, limitare i carboidrati, evitare l'alcol e inserire al vostro interno, all'interno della dieta, delle fibre alimentari che sono molto importanti. Il triathlon non è la fusione fredda di 3 sport: nuoto, bici e corsa, ma è uno sport unico e come tale va allenato. Non si può allenare soltanto praticando bici, nuoto e corsa
separati l'uno dall'altro. Dovrete imparare a curare anche allenamenti combinati, perché non c'è niente di più faticoso di nuotare un'ora in acque libere, completamente in posizione orizzontale, alzarsi di scatto, correre verso la zona cambio e montare in bicicletta. E fare un gesto tecnico, atletico e uno sport completamente differente. È questa la particolarità del triathlon ed è questo che dovete allenare. Così come è molto complicato scendere di bicicletta magari dopo 2 ore di pedalata e iniziare a correre. Un altro gesto, un altro tipo di sforzo. Dovete allenare quindi questi dettagli, questi particolari, quindi allenamenti combinati. Quinto consiglio che voglio darvi riguarda il vostro entusiasmo. Controllate l'entusiasmo durante la vostra prima gara, perché voi arriverete alla prima gara completamente gasati, eccitati e pieni di energia, con il rischio di consumare tutta la vostra energia nella prima frazione al nuoto. E dopodiché la gara di triathlon procede, ci sarà quindi la parte in bicicletta e a corsa e c'è il rischio che non abbiate più energia e forza per continuare. Quindi calma e sangue freddo, la gara è lunga, distillate le vostre energie lungo tutte e tre le frazioni. Chiaro? Sesto consiglio, la zona di transizione. Questa è una parte molto delicata e che rende unico il triathlon. La zona di transizione è il collegamento tra una disciplina e l'altra, tra una frazione e l'altra. Dovrete allenarvi in questa tipicità. Dovrete cioè allenarvi a cambiare sport, dovrete allenarvi a posare la bici, montare le scarpe da corsa e ripartire, oppure uscire di piscina e montare in bicicletta. Questi sono gli allenamenti che dovrete fare, perché vi assicuro che la prima volta che fate una gara di triathlon, se non vi preparate anche alla zona di transizione, farete un mezzo pastrocchio. Quindi allenate anche la zona di transizione. Infine, il consiglio più bello che voglio darvi è quello di divertirvi. Non guardate la classifica, chi se ne frega, guardate soltanto al vostro divertimento. Divertitevi, cercate di ottenere dei piccoli risultati, dei piccoli obiettivi, ma se arrivate 44esimi su 44, non vi preoccupate, non siete atleti di professione, lo fate per divertirvi, per stare in forma con voi e con gli altri. L'importante anche nel triathlon è divertirvi, avere uno stile di vita sano e buoni principi morali. Questo quindi è l'ultimo consiglio che avevo da darvi, spero di essere stato abbastanza chiaro e conciso. Questi 7 consigli potranno aiutarvi nel vostro primo triathlon. Per tutte le altre cose c'è il mio blog e il mio canale, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ciao ragazzi!